Buongiorno, buongiorno. Stiamo andando che dovevamo prendere la stazione, l'abbiamo vicina, dovevamo prendere il treno, detta ma di loro, pare ci sono 20 minuti, dovremmo essere a Roma Termini. Messo paradosso a tutti e poi da lì prenderemo l'appartamento. Io penso di aver dormito, ho voluto vedere che mi andasse la fosse più comodo della mia vita. Cioè, lei dorme dappertutto, però comodo, ma in effetti mi ha detto che era comodissimo, vero? Sì, era comodissimo. Io sono rimasto. L'assunto di questa famiglia 2.0, perché uno è quello di ieri a Buca. Allora, siamo appunto sopra il pullman, secondo me 20 minuti dovremmo essere a terra. Dopo una corsa con il pullman, che appunto è Ottaviano, Cipro, metropolitana, per andare direttamente. Cosa? Paghiamo tre biglietti, convinto che fossero per tre persone, invece sono tre biglietti. Arriviamo a buttare il sangue, tuffe, giù alla metropolitana, correndo tutte le scale, tutta direzione la corsa e tutto quanto per cercare l'autobus. Lasciamo proprio perdere la direzione Battistini per andare ai Musei Vaticani. Fortunatamente che al ritorno dovrebbe essere attiva la metro per sfruttare in parte il in direzione per andare a fare il discorso giubileo. Stanno facendo tutti i lavori a Roma. Acqua, dobbiamo riempire acqua. Stiamo correndo come i pazzi. Già tu, 100 persone, Giovi. Guarda la fila, comincia da qua. Hai visto quello che ti dicevo io che dovevamo venire qua tipo alle 4 di notte? Qui dovevamo essere tipo alle 5 di mattina. Si può vincere. Questo è quello che poi continua anche là dietro, c'è la curva e continua. Tu ti sei portato gli occhiali da sole, io invece meno io. Proprio per solidarietà. Vabbè dai, obiettivamente due metri l'abbiamo fatti. Quanto tutta questa. Ancora c'è tutto. Vabbè. Ci siamo detti, ma invece è qua, un mondo rivista. Ti ho sole. La luna. E invece no, tutti belli al sole per abbronzarci. Viene il cuore, viene. Dello San Favaro, si stavano infilando davanti a noi, io mi stavo siamo già per attivare. Posto. Comunque stiamo andando speditissimi, stiamo entrando praticamente. Stiamo entrando, ovviamente dobbiamo fare i controlli al metal detector per entrare. Ecco, una volta al noi già l'abbiamo fatto, facciamo cosa. E per i bimbi miei che ancora non hanno visto, giriamo più leggeri e vediamo così belli, più liberi i musei. Bellissimi sempre, dice, ma l'ho fatto, ok, emozione ripetuta, bellissima, bellissima, particolare, solo qui, è così, chiama l'arte ovviamente. Veramente, li potete vedere nel migliore dei modi, le emozioni come voi, ma solo di presenza potete percepire la potenza dell'arte. Da Vinci, io non ci la prima volta che sono venuto qua neanche lo sapevo. Io c'è la vengono i brividi, ero i brividi Leonardo da allora, quello che si percepisce delle persone, dei cioè se immaginate che tutto il mondo viene qui per guardare queste opere. Cioè poco fa abbiamo visto un'opera di Leonardo da Vinci, Leonardo i colori, ma pure il martirio, la faccia sembrava quella di Caravaggio. Ripeto sempre, ritornando a un termine calcistico, l'atmosfera, gli odori, la sensazione è totalmente abissale e differente, sono immortali per sempre dell'arte. L'emozione e l'energia che trasmettono queste opere.
stregato dice: ma com'è possibile che c'è 80 immensità? C'è. Cioè,